Buongiorno e buona domenica a tutti, la quarta domenica di Pasqua, la domenica che per la liturgia, per antonomasia, è la domenica del Buon Pastore. Difatti in questa domenica tutti i cicli A, B e C leggiamo il capitolo decimo dell'Evangelo di San Giovanni, e che è il Vangelo dedicato alla figura del Buon Pastore, come diciamo abbiamo tradotto noi in italiano, anche se sappiamo molto bene che l'aggettivo che in greco utilizza San Giovanni è kalos. Quindi oggi parleremo del pastore bello, del pastore che non è semplicemente tenero, non è semplicemente buono, ma il pastore che con la sua voce affascina un po' le sue pecore. Pochi versetti, un po' gli ultimi di questo decimo capitolo, dal versetto 27 al versetto 30, che racchiudono il cuore grande, forte, energico di questo pastore. Innanzitutto il versetto 27 dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Bellissimo questo. Dice che le mie pecore ascoltano, il verbo è akouo in greco, che non è il sentito dire. Quindi Gesù non ci conosce semplicemente per una pura conoscenza informativa, cioè tu so chi sei, so dove abiti, so che cosa fai nella vita, più o meno so di chi sei figlio, sai, so che lavoro tu fai, no? Una conoscenza, diciamo, puramente marginale oppure formale. L'acuo invece che cos'è? È l'ascolto profondo, cioè le mie pecore mi ascoltano nel profondo e non è il sentito dire, è quell'ascolto che mi cambia, che mi forma, che mi fa, che mi trasforma. Allora le pecore ascoltano la voce di Gesù e Gesù le conosce. Quindi non per sentito dire, ma è un ascolto così intimo e forte che quando la parola di Gesù entra dentro di me, mi fa. E il verbo che utilizza della conoscenza San Giovanni è gignosco, che è una conoscenza non formale, ma esperienziale. Quindi non ti conosco per sentito dire, ma ti conosco perché ho fatto esperienza viva, tangibile di te. Tanto per dare un esempio, no? Vi ricordate nel Vangelo di Luca, nell'Annunciazione, quando l'angelo dirà a Maria: guarda che tu diventerai la madre del figlio di Dio, e lui dirà: com'è possibile? Non conosco uomo. Anche lì il verbo è gignosco, no? Cioè nel senso che non ho fatto un'esperienza intima, cioè profonda con un uomo, no? Un'esperienza sessuale con un uomo. Allora vedete che il verbo della coscienza, della conoscenza, è un verbo della conoscenza proprio pratica, bellissimo questo. Significa che Gesù ci conosce tutti quanti per nome, ma ci conosce perché ha avuto esperienza di noi. Non soltanto perché ha o pensa che noi siamo chissà che cosa. Lui ci conosce nel profondo, conosce il nostro cuore, conosce la nostra vita e sta accanto a noi, non se ne va. Ci conosce proprio in maniera tangibile, cioè ha fatto un'esperienza tangibile e pratica di noi. E le pecore che cosa fanno? Lo seguono. Allora, chi è che fa parte di questo gregge? Soltanto, diciamo, tutti i battezzati? No, tutti coloro che ascoltano la parola di Dio e seguono Gesù. Quindi anche fuori del gregge della Chiesa, no? Vedete che bello questo gregge nel quale noi siamo oggi, in questo prato molto bello. Cioè, anche fuori dalla staccionata c'è tanta gente che non appartiene alla Chiesa Cattolica eppure ascolta la voce di Gesù. Come all'interno del gregge ci sono tanti caproni che in un certo senso non ascoltano la voce del Signore. Ecco perché il buon pastore parla, che bello, mi conosce. Ma non sono uno dei tanti, uno dei numeri, una delle tante pecore. No, mi conosce proprio fattivamente, mi ha toccato questa conoscenza bella materiale. E dice: io do la vita eterna, non andranno mai perdute e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il verbo qui è arpazzo, che è proprio il verbo del furto. Cioè nessuno potrà prendere o, in un certo senso, rapire fuori dalla mia mano le pecore che sono mie,
che ascoltano la mia voce. Bello questo, no? Ci rasserena questo verbo. Cioè, nel senso che qui il buon pastore non è soltanto nella versione dei sinottici, no? Quel pastore che va alla ricerca dell'unica pecorella, lasciando le 99, se le mette, come in tante iconografie antiche, sulle spalle e la porta a casa. No, qui il pastore è il lottatore, qui il pastore è il guerriero, qui il pastore è il Davide della situazione, che ammazza lupi a destra e a sinistra, pur di difenderci, pur di proteggerci. Quindi questo pastore bello è il pastore che è pronto a dare la vita per noi, ma senza mezzi termini, È colui che è disposto a fare di tutto, perché nessuno, per nessuna ragione al mondo, possa portarci via dalla sua mano. Questo ci rasserena, ci rende sicuri, perché abbiamo di fronte a noi un Dio che ci conosce, un Dio che ci tiene nelle sue mani, non che ci tiene in pugno, Attenzione, c'è una differenza sostanziale. Il nostro Dio non ci tiene in pugno, ma ci tiene nelle sue mani, la mano della sicurezza, la mano dell'amore, la mano che ci garantisce la tranquillità, la serenità, perché questo fa il pastore, no? È il principio di coordinamento. Gesù quante volte ha detto: sono triste perché questo mio popolo è un popolo che non ha un pastore, no? Così Gesù chiama tutti attorno a sé e ci tiene tutti nella mano, attenzione, tutti nella mano, non ci tiene in pugno stretti. E poi conclude così il Vangelo, dice: nessuno può strapparmi dalla mano del Padre, io e il Padre siamo una cosa sola, io e il Padre siamo. Qui utilizza in greco San Giovanni en, il neutro, non il maschile eis. Molto bello questo, perché significa che io e il Padre facciamo uno. E quindi se facciamo uno, siamo uno. E tu vuoi diventare non uno di noi, no? Una tra le tante pecore. Vuoi diventare uno con noi? Cioè, nel senso che Gesù non ci dice: ti vuoi aggregare a noi? Ma ci dice: vuoi entrare nella mia intimità trinitaria e divina? Uno con il Figlio, uno con il Padre, cioè diremmo uniti, non uno di noi, uno in mezzo a noi. Bene, ascoltiamo la parola di Dio, sicuri che Dio ci conosce profondamente, che sa chi siamo, sicuri di stare al sicuro nella sua mano, perché Dio ci tiene nella sua mano, e certi di poter diventare uno insieme a Lui. Buona domenica a tutti.